Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un accessorio davvero molto importante per la realizzazione di borse. Un accessorio che potrete utilizzare per unire il vostro manico alla vostra borsa e, perché no, anche creare un portachiavi. Curiose di scoprire di cosa stiamo parlando? Parliamo dei moschettoni con la base però a campanella. Allora, iniziamo dal primo, che è il moschettone goccia open, disponibile solo in questa variante, che è la variante bronzo. Eccola qui, mi auguro che possiate vederla meglio così. Eccola qui. Allora, dicevamo, moschettone goccia open bronzo, che vi arriverà così, completo anche ovviamente di viti. Viti che vi ricordiamo di inserire girando prima in senso antiorario e poi in senso orario, in modo tale da poterle inserire in maniera sicura e soprattutto efficiente. Veniamo alle misure. La lunghezza totale è di circa 55 mm, mentre la larghezza interna è di circa 2,5 cm. Per quanto riguarda invece la campanella, eccola qui, la base proprio, ha invece un diametro di 1,7 cm circa. Le viti, potete fare anche una leggera proporzione, invece hanno una lunghezza di circa 1,5 cm. Parliamo invece adesso del moschettone ovale, disponibile in oro, vale a dire questo, ma anche in argento. Li troverete con le relative viti e danno una misura totale di circa 66 mm per un diametro di circa 13 mm. Invece la larghezza centrale del moschettone sarà di circa 2 cm. Passiamo invece adesso al moschettone placchetta con bocciolo, disponibile questo invece solo in argento. Allora, le misure di questa placchetta sono di 4,5 cm circa per quanto riguarda la larghezza, l'altezza invece è di 2,5 cm. Poi invece la base, e quindi questo bocciolo, questa campanella, ha un diametro di circa 16 mm. Eccola qui. Anche qui ci sono i fori, anche qui ci sono le relative placchette in dotazione che vi serviranno proprio per applicare questo moschettone con ovviamente le viti indispensabili. Parliamo invece adesso dei moschettoni show, disponibile sia nella versione canna fucile e sia nella versione bronzo. Anche qui, come potete vedere, l'anello è chiuso. Le misure totali, la lunghezza quindi totale è di circa 6 cm per una larghezza di circa 2,5 cm, mentre invece il diametro della campanella interna è di circa 13 mm. Anche qui ovviamente riceverete le due viti in dotazione che vi serviranno proprio per applicare questi moschettoni. Eccoli qui. E concludiamo con l'ultimo moschettone, vale a dire il moschettone tondo, disponibile nella versione canna di fucile, ma anche in questa versione che è quella bronzo. Eccola qui. Allora, il diametro della campanella in questo caso è di circa 13 mm, anche qui l'anello, come potete vedere, è chiuso, la lunghezza totale è di circa 65 mm per un diametro invece del moschettone stesso di circa 25 mm. Li abbiamo visti tutti nel dettaglio, dalle galvaniche disponibili con ognuno le sue relative misure, ma adesso vi mostriamo in questo breve video tratto da uno dei tanti come fare di Andrea come applicarlo correttamente proprio su un manico. Allora, vediamolo. Come potete vedere, Andrea ha realizzato questo manico che potrete tranquillamente creare con la fettuccina e copelle, ma anche con dei tricottini, insomma, ecco, con la vostra fantasia. Magari sarebbe più opportuno sigillare la parte finale in modo tale che possa rimanere ben salda. Applicate poi la colla, comunque la colla a caldo, e poi inserite delicatamente il manico e vedrete che poi nel giro di pochissimo tempo si compatterà perfettamente con la campanella. Ovviamente cercate di prendere bene le misure in modo tale che il manico possa entrare insieme alla colla perfettamente, adagiarsi nella campanella. E poi avvitate con le viti. Lo ricordiamo, prima in senso antiorario in modo tale da sentire quel leggero scatto e poi in senso orario. Ma ovviamente, oltre ai manici, Andrea, come potete vedere, ha utilizzato questi moschettoni anche per realizzare questo bellissimo portachiavi.
Bene, io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, in questo modo rimarrete costantemente aggiornati su tutte le nostre rubriche, tutte le nostre tantissime novità, sia per quanto riguarda le idee, ma anche e soprattutto per quanto riguarda gli articoli. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!